L'esercito di Menade. Ma forse, voi, donne del mio corpo, che ho condotto con me via dei barbari, voi, compagni. Pensa alla fine spietata di tuo cugino, Penteo, Atteone. Le cagne spietate che lui stesso aveva allevato lo fecero a pezzi perché lui si era vantato di essere più bravo di Artemide e Sancio. Vada a non fare la stessa fine mettendoti contro un dio. Vieni dalla nostra parte, vieni ad onorare. C'è un incivile e preghiamo per il bene della città. Che il dio non faccia nulla di spiacevole. Seguimi! Servire Bacco, il figlio di Zeus, è necessario. Penteo non sia causa di lutto per la tua casa, Cadmo. Pentos significa dolore. Non lo dico perché sono un profeta, ma in base ai fatti. Penteo è un demente e parla da demente. Parla in modo intelligente, sembra stupido all'ignorante. E questo è il primo luogo dove sei venuto a portare il tuo dio. Fuori dalla Grecia lo celebrano tutti cantando. Perché sono più stupidi. Molto più intelligenti, anche se lì costumi diversi. E i feriti li compri di giorno o di notte? Soprattutto di notte. L'oscurità qualcosa di sacro. E permette le donne più in gara. Anche in pieno giorno. Infine non sto certo a preoccuparmi di Penteo. Ecco, sento i suoi passi, vuol dire che la reggia sta arrivando. Le telecamere leggono bene adesso. Le telecamere, sta pure la televisione ritrae. Le telecamere legge bene. Io me ne starò tranquillo. Sei un uomo saggio? Sa essere mite e moderato con le proprie colleghe. È successa una cosa terribile. L'uomo che aveva imprigionato poco fa è scappato. Cosa si misero a correre? Agave saltando mi passa accanto, io balzo fuori dal cespuglio per afferrarla e Agave grida: mie cagne veloci! Questi uomini ci danno la caccia, seguitemi, seguitemi, armate di Tirso! Noi fuggiamo. Con un soffio evitiamo di farci squartare dalle barcaccole che si buttano sulle tante e mangiano l'erba a mani nude. Una di loro afferra una giovenca con le mammelle gonfie, muggisce ancora, mentre viene squartata in due pezzi. Altri fanno a pezzi le vitelle. Dovevi vederlo per crederci, fianchi, zappi. Zoccoli volano da tutte le parti, brandelli di carne che gocciano sangue pendono dai rami degli abeti. Poi saltarono nell'aria. Cominciai di volare. Andando sui bordi ai piedi del Ciferone come un esercito nemico. Non facciamo la meno da dentro la reggia. Te lo rimetto io al tuo posto. Sono qui per servirti, no? Alza la testa. Sì, fammi bella. Sono nelle tue mani. E questa cintura? È allentata. La veste non cade più dritta sulle caviglie. Guarda anche a me. Ma sono a destra. Vedi, a sinistra cade bene sopra il tallone. Ti riterrai il migliore dei tuoi amici quando scoprirai che le baccante non sono così scomposte come pensavi. Senti, ma per assomigliare di più a una baccante devo impugnare il fisso con la... con la destra e con la sinistra. Con la destra? Insieme devi alzare il piede destro. Cagne veloci della follia. Andate sul monte. Dove le figlie di Cadmo celebrano il rito. Alzatele contro colui che spia le mele. Vestita da donna, la madre lo vedrà per prima e griderà alle mele. Chi è? È questo.
casa. Rivelati in forma di toro, mostrati come un serpente dalle molte teste, rivelati leone fiammeggiante. Vieni, Marco, sorridi, e sul cacciatore di Menadi, caduto preda della mandria, getta una rete di morte. Cosa felice un tempo agli occhi della Grecia. Regge del vecchio Cadmo fonde per Tebe, invocando Baco come compagno di caccia, compagno nella cattura, il vittorioso. Ma la vittoria che lei porta sono le sue lacrime. Io vado prima che Agave arrivi alla reggia. Voglio starne fuori da questa sventura. Τα βάλω βρίσκε όξο γιατί και με την απάνω. Μην ξέρω τι να οδηγήσω κι εγώ. Φάει ούγκ. Αούγκ. Γράτσι. Μαντρώνε. Φάει ούγκ. Eccoli, 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 ma chi sono questi? Non li conosco. Italia 1! Questo va. Si ritorna nella famosa stanza dei bottoni di Sofra. Fatica non va bene. Che bel quadretto giù in fondo. Ma tu riprendi a me, io fotografo a te. Dice che sono contento che nel mio ufficio c'è questa compagnia datale di Roma. Aspettiamo sia voi sia gli altri. Siete tarde sera. E anche gli altri. Ci saranno. Vrei să zic că teatrul antic Socratică se normalizează de că marea tău pe masa culturilor istorică că tătăr ne-i duam de tot i duam patiente să ești în interes în tău. E important, ai zice, că cu acest teatru antic de avere, ce de essere sempre un bun tanto local. Este domnul președinte de raion. In questo libro, in questa pubblicazione c'è anche il teatro guida turistica. E de simi critas, do iapem de nic și o frescu, se a venghidir cea dua.
poi qualcosa dice, prendiamo qualcosa insieme. Poi alla compagnia e al successo dello spettacolo. E già stui figuroi, adesso sai, compagnia teatrale successe, le persone teatrale. Che so che è molto atteso. E ci sono gli scacchi di 6-3 mesi. E mi auguro che attraverso la chiave internazionale di conoscenza della cultura possiamo sia noi che voi avere nuovi successi e nuove ricchezze. So che qui c'è una componente di origine greca molto importante. E dici che tu hai una comunità di origine greca molto. E quindi credo che festeggiare attraverso l'opera di un grande greco sia la cosa migliore. Tu che fai tu al basso per me, mi ne vedi proprio. Non mi immagino che la cosa che ho. Ciao. Oh, che bel fresco qua. Perfetto. Massimiliano. Che fa foto? Sì, sì, sì. Antonio. Antonio. Antonio, si sentiva il rumore? No, perché? Ciao, ciao. Sono. Ma mi ricordo che la freschissima è stata io di sentiera. Io tu le prezzo una maletta. Qui ti metti. Non ci sono io. Massimiliano, c'è la foto? Sembra rosso. Uniam Prietari Scelettia. Allora, io sono il presidente della regione di Argiro Castro. Resto un luogo, il mio nome è Resto Luogo. Astrid Aidini. Astrid Aidini. Uniam Prietari Scelettia. Vice presidente della regione di Argiro Castro. Në munges të hapsirës të tu, kemi marrë vetëm dy specialistë, drejtorin e programacion zhvillimit. Abbiamo presente in questo incontro anche capo dipartimento per il progetto di sviluppo. Dhe një nga këshilltarët, uno dei consiglieri del consiglio regionale. Una profesion di storiana. Un historian, arqueolog, sociolog, i avem bashkë të rakë të skajtë. Oh! Che? E l'ho ripreso.
Incredibile, guarda, incredibile. Polizia? No problem. Domani polizia, infatti si vede quando la polizia c'è. Scendere, ma sono talmente indisciplinati. Doveva esserci la polizia, non c'è nessuno, le macchine saranno un ingorgo, quando andremo via tutti se ne andranno e noi rimarremo da soli come sempre. Il teatro non frega un cazzo a nessuno, sono qui semplicemente perché è così, tutto qui, ognuno manipola, specula. Fare tutti. Crepare tutti. Faccio pure la colonna sonora, Teodoro. Mille persone, affluenza, hanno detto, mille persone. Sono quasi le 7, ecco le 1000 persone, però meglio di niente. Scusa, quello lì che è il caso nostro italiano? Parla italiano. Sortarës,
jam 2-18 vjetë, njëra mbas tjetrës, se nuk është dëgjuar zë në këtë teatr. Dikur këtu recitoheshin komeditë e Plautit, Risafanit, tragedit të Oripitit, për një kohë shumë të gjatë, ky qytet eshte vëzëri teatrit. Ky qytet ndërtuar nga Adriani, nga Perëndori. Adriani u dhe desh një Adrian tjetër, Adrian Luçani, që të ndihmonte që të bënte zbulimin e këtij teatri. Edhe të shfaqen së sotme. Mua më duke se kjo është një nga urat më të bukura, asaj që ne e quajmë turizëm kulturar, që Shqipëria është pjesë atë i komuniteti përbashkët Europian, si ka qenë dikur pjesë e komuniteti përbashkët Roman, e ati Commonwealth-ë që quhet Perëndori Romake, edhe tashti është gjë më e bukur që një trup. Eccomi tecnico in ora dei bardo nella sera, e sempre di tempo io, il figlio di te, il figlio di te, di oggi. E qui, che vengo in che la figlia di Carlo, le mele, mi ha partorito prematuramente, portata dal fulmine, con cui era la moglie di Teusia e Gaggiata. La mia donna divina, la mia donna divina, l'ho mutata in figlio di mamma, ma credo che tu credo, 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 credo. La prima città che prende la sondina, la città che prende la sondina, la prima 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 città che prende la prima di tutto, avrebbe dovuto fare, negare che io fossi figlio di quella, poiché disse che se lei, che si incinta da un mercato qualsiasi, aveva solo rigettato per Teo il suo corpo, suggerita da Carlo, poiché dissero che per questo Zeus l'aveva uccisa, per avermi mentito, questo adesso. Io, queste cose, le ho fatte impazzire. Le ho fatte scappare di casa e adesso, deliranti, abitano sul mostro. E l'altro costretto al momento. Ma la pelle del cerchiato. Esercitando violenta, prenditi pura. Presto calcerà tutta la terra, quando proprio guiderà il suo corteo. Civile. Preghiamo per il bene della città. E che Dio non fa
potrò danzare a piedi nudi nelle feste notturne, esultando il ballo. Potrò spingere in alto la testa nell'aria che sa di rugiada, finalmente lieto. Che cos'è la saggezza? Quale privilegio più bello può avere l'uomo dagli dèi che non sia calcare la mano da vincitore sulla testa del nemico? Ciò che è bello è sempre amato. Si muove lenta, ma sicura la forza di vita, e colpisce gli uomini che onorano la pazzia, che nella follia della loro mente non rendono onore agli dèi. E l'empio è braccato da una lunga caccia, nella quale gli dèi rallentano il passo del tempo. Al di là di ciò che è scritto, non è bene indagare né agire, e non costa fatica avere fede nella forza del divino, qualunque cosa esso sia, e nelle tradizioni che rispettano la natura delle cose. Che cos'è la saggezza? Quale privilegio più bello può avere l'uomo dagli dèi? Che non sia calcare la mano da vincitore sulla testa del nemico. Ciò che è bello è sempre amato. Felice è colui che sfugge alla tempesta e riemerso ma di leonessa. Mostrati come un serpente dalle molte teste, rivelati leone fiammeggiante, vieni, porco, sorridi, e sul cacciatore di Menadi, caduto preda della mandria, getta una rete di morte. Felice un tempo agli occhi della Grecia, la reggia del vecchio Cadmo fondatore.